Benvenuti in questo nuovo episodio di Maestro Darmi. Siamo operazione prigione, vediamo un po' di portare a casa, non dico magari il risultato massimo, ma almeno una gara decente, ok? Visto che arriviamo sempre a un pelo e ci fanno fuori. O meglio, arriviamo sempre vicini e poi caghiamo fuori, non è che ci fanno fuori. Ok, partiamo tutti dallo stesso livello, quindi la partita sta iniziando ora, ok, quindi i fantasmini e i mirini che non esistono. Ah, gli amici si metteranno qui, i nemici si metteranno qui e noi facciamo il giro lungo. Ah, brutta, brutta. Dio mio, che cazzo è? Come accisione? Vabbè, almeno siamo messi male, siamo solo al primo livello, eh. Abbiamo fatto una kill. Abbiamo girato come dei pazzi, che neanche tutti qua, almeno uno l'ho ucciso, tutti qua, li ho visti uscire tutti e tre. Conviene stare all'interno e cercarci un buon palazzo, arriveranno sicuramente da questo lato. Cerchiamo di recuperare un po' di energia, nel frattempo ricarichiamo. Facciamo il giro perché lì si sta creando una situazione abbastanza fastidiosa. Ovviamente stanno spawnando da dietro. Mamma mia quanto lag, mamma mia il lag. È questo? Abbiamo visto arrivare dalla minimappa, ci siamo fermati e l'abbiamo aspettato. Ok. Mettiamo un approccio diretto. Niente, lagghiamo come non mai, lagghiamo come non mai perché è impossibile. Impossibile, cioè è una situazione veramente impossibile il fatto che non riusciamo. Vabbè, leviamoci dal cazzo perché qua ci fanno fuori. Tanto verrà a prenderci, noi lo aspettiamo qua. No. Tanto facciamo fuori il simpaticone che se la campeggiava. E siamo a ridosso del primo, con un net anche decisamente buono, un 9-3 al quinto livello, se
Facciamo velocemente questi kill. Assistenza, assistenza. Via, 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 via da qua adesso. Anche il Saiga, ma c'era l'amico dietro. E siamo primi, signori, 14-4. Sono un po' silenzioso perché sono molto concentrato, visto che ogni volta finisce sempre male. Ora cerchiamo di avanzare un po'. Ok, loro quasi sicuramente arriveranno da qui o da qua. Vediamo un po'. No. Questo vuole prenderci alle spalle. Ok, ci è già andato un nostro amico. Lasciamoli avvicinare, così poi noi li... Olè, eppure il pompa ce lo siamo levati. UMP45. Sempre primi, 18-5, è una buona partita. Però adesso stiamo iniziando a perdere colpi, infatti ci stanno comebackando. Vaffanculo, da dove mi ha fatto partire. Uno. Vabbè. Vabbè, ci hanno comebackato, siamo avanti di uno, quindi dobbiamo cercare di... Eh no, siamo pari con un net migliore, decisamente, ma... Ripeto, il net non ci serve a niente se non portiamo a casa la vittoria, ok. Ah, respawn del cacchio. Giriamo, giriamo, non prendiamoli frontalmente. Olè, tolta, tolta.
Stavolta siamo in due all'undicesimo livello, ma ho un net leggermente migliore, 27-29. Cerchiamo di andare avanti senza Olè. Amico, amico, ti è andata di lusso. Intanto siamo di nuovo primi, 23-8. È dura, molta concentrazione, poche parole per capire quanto possiamo arrivare. Stavo per farmi la doppia anche stavolta e invece no. Che fortuna! Questa proprio pensavo di non prenderlo. Questa era brutta, questa era brutta. Però, stiamo rimanendo in vantaggio. Allora, cerchiamo di respawnare, cioè speriamo di respawnare in una posizione favorevole per toglierci subito sto cacchio di fucile da cecchino e forse ci può andare bene se abbiamo fortuna. No, non abbiamo fortuna perché sono tutti qua. Tanto il nostro compagno che era... Accidenti, accidenti, ci stanno recuperando. Ora, proviamo a tenerci un po' più distanti. Olè! Ovviamente l'ultimo colpo è andato fuori. Tanto il nostro compagno di squadra ci ha raggiunto. Siamo 14° livello, 27-11 per me, 26-20 per lui. Quindi un po' più scarso sul livello di net. Ok, quindi adesso stanno spawnando qui. Come siamo messi? 15 G18. Ah, mannaggia, mannaggia. Dai, 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 che forse la volta buona. Penultima arma, quindi seconda, terza pistola. P226, che nella realtà non è... Accidenti, se questo rimane fermo...
Paura del respawn dietro le spalle, perché il 90% delle volte mi fottono così. Niente, niente, il mio compagno di squadra mi sta raggiungendo. Mi ha superato, 31. 31, 31, 31. Pari col compagno di squadra. Ah, mannaggia, mannaggia, peccato, peccato. Poteva essere. Dai, levati! Ma porco, 10 di salute, 10 di salute. Ma no, 10 di salute. Ok, l'hanno ucciso come uccisione. L'ultimo arma il coltello. Quindi ora dobbiamo evitare di fare le new bat nostre solite, ovvero di accoltellare frontalmente. Scendiamocene di sotto. Ed è andata. Ed è andata, signori. Ed è andata, ed è andata. Primi. Vediamo un po'. Un po' di culo l'ho preso di lato con un salto come si fa col coltello. Vediamo un po', vediamo un po'. Dopo quante? 5, 6 episodi ce l'abbiamo fatta. Ok, vediamo un po'. Saltiamo tutto questo. 33-16, assolutamente il net migliore di tutti. Un 2 per, assolutamente, un per 2, anzi. Va bene. Allora, quindi diciamo che questa sfida termina qua. Quindi abbiamo realizzato il nostro nostra vittoria con miglior net. Ora si passa alla fase numero 2, ovvero cercare di migliorare il tempo. Quindi cercheremo di velocizzare i kill e quindi la vittoria. Per cui, se vi è piaciuto il video, un like. Se vi interessa, anche se non vi interessa, iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao 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 ciao.